Sì, perché adesso con la dottoressa Luciana D'Ambrosio Marri, sociologa del lavoro, specializzata proprio nell'osservazione dei luoghi di lavoro, cerchiamo di capire come si può creare un ambiente di lavoro favorevole. Perché a volte, ad esempio, il dipendente fedele, no? Viene considerato fedele, magari lo tratti anche male perché sai che comunque è fedele, però lui poi ci rimane male e può anche essere nella sua produzione, nella sua produttività, nel suo lavoro. Perderci un po', insomma, e quindi come si possono, al di là delle questioni sindacali, Sì, infatti, come si andiamo possono oltre. utilizzare le buone maniere per convincere un lavoratore? Insomma, non si vive di soli soldi, di solo soldi, insomma, lo stipendio non è tutto, è tanto, non è tutto, però ci vuole anche altro. Che cosa, dottoressa? Certo, ci vuole anche A. Buonasera a tutti, intanto, bentornato dal sogno da New York, ho seguito l'altra Grazie. volta lo scorso servizio. Grazie. Dicevo, che naturalmente c'è un collegamento, no? Nel senso che i soldi sono ovviamente fondamentali per condurre una vita dignitosa e in cambio, in particolare, parliamo del lavoro, di una prestazione lavorativa, però non sono sufficienti. Questa è una cosa che da decenni e decenni praticamente si conferma in ogni studio della sociologia e della psicologia del lavoro nelle organizzazioni, però oggi le aziende sono di questo molto più coscienti, almeno non solo le grandi, ma anche le piccole e medie imprese. Perché? Perché il coinvolgimento delle persone aiuta quella che appunto è la motivazione al lavoro e quindi la motivazione come desiderio, come passione, come in qualche modo dei tratti, no, che la persona desidera esprimere, vuole esprimere, ha bisogno di esprimere nel lavoro, qualsiasi cosa faccia, l'usciere piuttosto che l'impiegato della NASA. Allora il focus che cosa diventa? Per trattenere le persone e far sì che le persone che lavorano nella tua azienda, in qualsiasi ruolo siano, si sentano coinvolte e quindi motivate. Bisogna avere un occhio un po' strabico, nel senso che al di là dei soldi diventa importante capire che ci sono delle persone che sono più sensibili a individuare come benzina, diciamo così, nel modo di lavorare, nel lavoro che fanno, una motivazione cosiddetta alla riuscita, cioè vogliono percepire un senso di sfida, ripeto, qualsiasi lavoro svolgano. Altre persone invece sono più motivate dal sentire che hanno, diciamo, la possibilità di influenzare gli altri, quindi di influenzare un gruppo, di influenzare le decisioni a qualsiasi livello. Altre ancora hanno, diciamo, sono motivate da che cosa? Dalla conoscenza, cioè dal desiderio di approfondire, dal desiderio di aggiornarsi, non sono necessariamente motivate a una carriera verticale. E altre persone ancora sono, diciamo, motivate dal sentirsi parte di un gruppo, dai rapporti positivi e dal clima positivo che si instaura all'interno del gruppo, con i colleghi e con le colleghe, fino al punto che addirittura talvolta le persone chiedono di essere trasferite in un altro ufficio, addirittura cambiano azienda, anche a parità o prendendo poco meno di quanto prendono in quell'azienda lì che stanno lasciando, pur di andare a lavorare in un clima, In un clima diciamo, che è più diverso, più positivo. esatto, positivo. Dico, a volte anche una frase, una considerazione, come stai, come stai in famiglia, può essere un modo per sentirsi presenti, Esatto, insomma. Quindi considerati, sì. Considerati, essere esatto, considerati, sentirsi ecco. considerati, però ecco, diciamo che non funziona più alla lunga quella che poteva essere un po' paternalisticamente la pacca sulla spalla, no? Perché? Perché soprattutto le nuove generazioni affidano proprio il senso del proprio lavoro anche a come diciamo anche in precedenza, anche a una percezione di autonomia, anche a un non sentire un alito sul collo in termini di controllo, cioè Anche perché controllo sì, Angela, però. alla decima volta che il datore di lavoro ti dice che brava persona, come stai? E non ti dà l'aumento, qualcosa non va. Infatti Vai, ci Angela. chiedevamo che cosa deve fare il lavoratore che si sente demotivato, che si sente lontano, no, dall'appartenenza all'azienda. Che deve fare? Deve rischiare appunto di dirlo? Beh, diciamo che può dirlo in tanti modi, può farlo presente in tanti modi e può anche, diciamo, evidenziare che non necessariamente in termini di minaccia, ma può evidenziare che un conto è essere adempienti, no? Nel lavoro che si fa. Quindi, ovviamente, io sono pagata per fare bene, non solo per andare a lavorare, ma per fare bene quello che devo fare. Okay? Però è chiaro che se io mi sento più coinvolta, sono per esempio più portata a dare dei suggerimenti, sono più portata a migliorare il lavoro che faccio o magari a fare un intervento durante una riunione.
e non semplicemente ad autolimitarmi al dove mi metti sto, ecco, Ecco, diciamola in fortunatamente. un'azienda è importante garantire le possibilità di carriera a chi eccelle, si distingue. Come si fa? Allora, è importante e non solo a chi eccelle, perché poi anche chi non eccelle ma fa il suo, se non è in qualche modo riconosciuto, rischia di demotivarsi, no? Quindi è un po', parlavo di strabismo nel senso largo, ecco, no? Perché è chiaro che a ogni livello i capi devono essere messi in grado, anche attraverso una formazione, del rendersi conto di cogliere, no? Quelle che possono essere gli umori, ecco, no? E non vederli solo come una questione di carattere, oppure qui si lavora e basta, no? Con il concetto un po' retro, che il lavoro con la motivazione non c'entra assolutamente niente. E anche perché, per esempio, molte piccole e medie imprese che potrebbero essere Sì. percepite lontano da questi problemi, invece da recenti ricerche si stanno cominciando a sensibilizzare su questo fronte, tant'è che, per esempio, più del 50% ritiene che il coinvolgimento delle persone sia un elemento che va a incidere sulla produttività e quindi sulla competitività dell'azienda Perfetto. E stessa. quindi E ci sono delle aziende che, per esempio, stanno investendo molto nel dotarsi, diciamo, di politiche, che in modo differente, perfetto. danno molta attenzione all'ascolto di ciò che Beh, viene questo è dai importante dipendenti. perché una persona si sente coinvolta nell'azienda e si identifica anche con Col marchio. un'azienda. Grazie alla dottoressa Luciana D'Ambrosio Anche Marri. perché sennò poi ne parla male. Infatti, Eh sì, vabbè, infatti. grazie.